Salve a tutti, oggi sono qui per mostrarvi come regolare le valvole di un motore 1100 FAE. Andiamo! Una pinza o a pappagallo o normale o a becco come questa qui. Un cacciavite grande, uno piccolo, uno medio. Se avete l'attrezzo per tirare giù le valvole è meglio. Uno spessimetro per misurare lo spessore che c'è tra la gamba e il piattello. Tombosciata della mette con tutte delle misure. Ok, quindi ci sarà 0,10, 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 e così via. Poi Di qualche chiave inglese e poi magari per comodità. E se le avete a disposizione delle chiavi a bussola. Abbiamo anche bisogno di uno schema delle punterie del motore e di sapere lo spessore che deve intercorrere tra camma e piattello, verificando se ci troviamo di fronte ad una valvola di scarico di aspirazione, avendo di fronte lo schema. Adesso vi posto due immagini al riguardo. Innanzitutto bisogna smontare il filtro dell'aria. Dopodiché, quindi agganciamo questo tubo. Ok. E poi iniziamo a svitare. Prima di tutto togliamo il tappo dell'olio. Io seguo questa tecnica delicatamente per agevolare la sua uscita. Per poter accedere a questa vite, come potete vedere, allentiamo tutte e quattro le vite. Dopodiché io faccio così. Stiamo qua, dobbiamo mettere su YouTube per fare un tutorial come si fa. Sì, ma non basta. Beh, ormai ha parlato pure lei.
Ok, adesso abbiamo bisogno di un cacciavite piccolo, uno medio e uno grande. Poi con la quinta inserita devo spingere la macchina fino ad alzare la punta della camma in cui devo misurare lo spessore che c'è tra essa e il piattello. E quindi dobbiamo spingere la macchina. Iniziamo da questa prima valvola. A questo punto dobbiamo verificare lo spessore esistente tra la camma e il piattello utilizzando lo spessimetro. Se la misura non corrisponde a quella ideale, il piattello andrà cambiato. Eseguire questa operazione, vado ad inserire un cacciavite tra la camma e il piattello. e spingo in giù, assicurandomi che questa tacca sia di fronte a noi e che questo non si giri. Quindi ci inserisco il cacciavite di lato, poi spingo e infilo, intaglio qui per non farlo rialzare. Una volta effettuata questa operazione, prendo, mentre reggo il cacciavite piccolo, e tiro fuori il piattello. Mai inserire le mani lì sotto, che se scatta la molla. So cavoli. Ok. Ecco, tirato fuori il piattello. Il piattello che c'era era da 3,65, io ce ne vado a inserire uno da 3,55. Ok. Uso questo piattello perché lo spessore dovrebbe essere di 0,50 invece di 0,40, quindi varia di 0,10 e va sostituito con un piattello di minore spessore. Come ultima operazione dobbiamo pulire tutta la parte dove andrà appoggiato il coperchio punteria. Ad esempio, vedete questi filetti qui. Una volta eliminato ogni residuo, con una pezza ripuliamo bene tutta la zona. Ok. Ok. E poi prendiamo il coperchio punterie, facciamo la stessa identica operazione. Io ci rimetto la guarnizione vecchia, perché una volta messa la guarnizione siliconica non perde olio. Addirittura questa si è indurita, ragazzi. Eccola, è uscita. Sta uscendo. Sta uscendo. Ricacciamo. Togliamo dalla guarnizione ogni minimo residuo se c'è. Pulendo con una pezza anche il coperchio, metto la guarnizione siliconica, sia sulla testata che sul coperchio, e rimondo tutto. Ed eccoci arrivati alla fine. Grazie della visione. Alla prossima, ragazzi.